Benvenuti a questo quarto incontro del seminario Antropopoteri. Oggi è con grande piacere che do il benvenuto a Natascia Mattucci, che insegna filosofia politica all'Università di Macerata, che si è occupata in passato di un'autrice che abbiamo affrontato ieri con Elena Puccini, ovvero sia Hannah Arendt, e che negli ultimi anni ha lavorato molto sull'autore che è al centro dell'incontro seminariale odierno, ovvero sia Gunther Anders. Come sempre io ricordo brevissimamente alcune pubblicazioni che magari possono instradare chi è interessato ad approfondire il tema e l'interpretazione della relatrice sull'autore oggetto del seminario. Ricordo a proposito di Hannah Arendt La politica esemplare sul pensiero di Hannah Arendt, che è uscito nel 2012 per Franco Angeli, e poi le due pubblicazioni su Anders, monografie sempre, Tecnocrazia e analfabetismo emotivo sul pensiero di Gunther Anders, che è uscito recentemente per Mimesis nel 2018, e poi insieme a Francesca Romana Recchia Luciani ha pubblicato Obsolescenza dell'umano, Gunther Anders e il contemporaneo per il nuovo Melangolo, uscito sempre nel 2018. Ricordo poi anche una pubblicazione che testimonia gli interessi di ricerca di Natascia Mattucci in merito alla violenza di genere, e si tratta di Corpi, linguaggi, violenze, la violenza contro le donne come paradigma, uscito per Franco Angeli 2017. Penso che oggi sentiremo parlare di diversi rimandi ai temi e agli autori trattati finora, e quindi, come sempre, dopo la relazione ci sarà spazio per domande e dibattito. Lascio subito la parola alla nostra ospite, che ringrazio ancora una volta per aver accettato l'invito. Grazie, buonasera a tutti e a tutti, e un ringraziamento a Leonard Mazzone per questo graditissimo invito e all'Istituto di Studi Filosofici di Napoli per essere qui oggi con voi in questo spazio davvero meraviglioso. Io rifletterò con voi su alcune delle tesi che ho esposto nel testo che citava prima poco fa Leonard, Tecnocrazia e analfabetismo emotivo, in cui la mia riflessione su Anders, lo sviluppo che ho cercato di portare avanti nel volume, riguarda un interrogativo di fondo. Quale sia la traccia, la domanda politica negli scritti, nel pensiero di Anders, facendo anche una serie di confronti, di analisi, di aperture rispetto a filosofi, scrittori, artisti con i quali Anders ha dialogato, a volte in modo critico, a volte per ampliare la sua prospettiva. So che qualcuno di voi si occupa di Gunther Anders in maniera approfondita come tema di dottorato. Spero che nella discussione, nel dibattito, potremo andare a discutere qualche nodo più problematico del pensiero di Anders. Dicevo poco fa che Gunther Stern Anders è sicuramente un autore particolare rispetto al panorama della filosofia. Anche definirlo filosofo forse potrebbe sembrare riduttivo. Anders si è occupato di molte questioni, si è misurato con molti lavori nella sua vita, ha utilizzato molte forme differenti di scrittura per discutere dei temi che maggiormente lo appassionavano e che sentiva come un'urgenza. Muoverei innanzitutto da quel che Anders dice di Franz Kafka, che ieri avete trattato a Arendt, e come forse immagino sarà emerso nel dibattito, nella lezione. Arendt non è la sola, Arendt, Anders, sono stati diversi i filosofi, i pensatori che nel Novecento
Novecento hanno ripensato, riflettuto con i romanzi, i testi di Franz Kafka, chi parlando di emarginazione, chi come il caso di Anders e di Arendt di mancanza di mondo, di apolidia. È interessante partire, muovere da uno degli scritti non propriamente politici, non propriamente filosofici di Anders, dedicati all'arte e alla letteratura, in cui parlando di Kafka scrive che un autore, uno scrittore dovrebbe essere preso sul serio. Prenderlo sul serio significa non parlare soltanto di lui, ma porlo in una prospettiva più ampia, capace di tenere in considerazione problemi di ordine generale, morali, filosofici, storici, sociali, letterari. La rilevanza degli scritti di un autore sta, dice Anders, nel valutare altre cose. Penso che quel che Anders scrive di Kafka valga per Anders stesso, e cioè Anders, oggi più che mai credo, possa essere estremamente fecondo se collocato oltre Anders stesso, e cioè se posto all'interno di questioni, di domande più generali rispetto a quelle che si è posto. Questo anche per capire in che modo possiamo rispondere alla domanda che io ho commentato come originaria, una domanda originaria di politica nel pensiero di Anders. Come Anders, Kafka non era identificabile all'interno di classificazioni abituali, etichette che spesso vengono attribuite sulla base di competenze, di visioni del lavoro. Anders si è posto in modo eccentrico rispetto ai saperi, rispetto alle discipline, rispetto a qualunque categorizzazione. La non appartenenza è stata la cifra del suo pensiero e della sua vita. È difficile poter ricostruire, come spesso si faceva un tempo, la filosofia e il pensiero di un autore prescindendo dalla vita, nel caso di Anders. Vita e pensiero, nel suo caso, si tengono insieme, come è stato anche per Arendt. Il suo eclettismo non indica tanto l'avvicendarsi di fasi e interessi distinti, quanto, e lo stesso Anders a fare un commento di questo tipo, osservare le questioni da diverse angolazioni, come ricaviamo da un'osservazione giovanile, da una riflessione giovanile che possiamo estrapolare da uno scritto sulla filosofia della musica. La musica è una costante, un fiume che si muove carsicamente al di sotto del pensiero di Anders, e che emerge spesso nelle parole che utilizza: legato, armonia, accordi, disaccordi, stare al tempo, variazione. E in questo scritto giovanile sulla filosofia della musica scrive: una formulazione multilaterale del problema è più importante di una soluzione affrettata. Formulare pienamente il problema significa di fatto aver compiuto metà del cammino. Ora, questo sembra essere una sintesi della prospettiva che Anders ha assunto spesso nei suoi scritti. Chiaramente gli scritti principali di Anders, come immagino già sappiate, sono i volumi dedicati all'obsolescenza umana, volumi pubblicati a distanza di 25 anni l'uno dall'altro, 25 anni nei quali la sua militanza nei confronti del mondo, la sua militanza nei confronti di questioni politiche urgenti, lascia una serie di altri scritti, come lui stesso commenta, propriamente non del tutto non filosofici, di scritti dedicati a questioni urgenti del suo tempo, alle cesure del suo tempo: Auschwitz, la prima e la seconda guerra mondiale, la bomba atomica. Formulare quindi un problema guardandolo da più prospettive è uno degli assilli del suo pensiero, della sua riflessione, alla costante ricerca di nessi tra eventi. Basti pensare, da questo punto di vista, al rapporto tra pensare Auschwitz, pensare la Shoah,
come ha scritto Portinaro, per molto tempo la Shoah è stata accompagnata da una afasia dal punto di vista filosofico, fatta eccezione per alcuni, tra cui Arendt, ma pensare alla connessione, il nesso tra Auschwitz ad esempio e Hiroshima, pensare ai nessi tra eventi. Ed è per questo che utilizza, diciamo, nella sua metodica, se la possiamo definire in questi termini, l'espressione filosofia d'occasione, l'occasionalismo. Prendere le mosse da un fatto particolare per poi riflettere su questo fatto interrogando, dice Anders, l'inquietudine che promana dalle cose. È un'espressione sicuramente molto interessante, suggestiva, densa, interrogare l'inquietudine che promana dalle cose stesse. E questo interrogativo, questa domanda è finalizzata, interrogare l'inquietudine che promana dalle cose stesse, gli eventi, l'inquietudine che promana dagli eventi, quindi tendere il filo che lega realtà e pensiero, tenderlo continuamente. Questa finalità può essere tradotta attraverso strumenti, forme, che sono le più disparate. Anders utilizza dialoghi immaginari, favole, canzoni, a volte saggi, lettere aperte, per lasciare spesso moniti e per lanciare moniti, gridi di allarme, come ha scritto Bobbio in una introduzione a uno dei suoi scritti. Il Novecento, con le sue lacerazioni, attraversa la vita di Anders dall'inizio alla fine. Anders muore nel 1992, quindi vive i principali eventi, i principali spartiacque del Novecento. E lui stesso nelle interviste a parlare di un legato, torna di nuovo linguaggio musicale, che attraversa le sue vite. Le sue vite sono un mosaico. Vite che però, come in un mosaico, i pezzi tenuti insieme sono a distanza, danno l'idea di un'immagine unica. Il legato che attraversa le sue vite, rendendole una, è dato dal confronto dialettico con ciò che ha reso lui un marginale senza casa. E questo confronto, a partire dalla sua vita, dalle sue vite, anzi, è portato avanti a partire dall'esclusione dal mondo, che lo conduce a osservare il nazionalsocialismo, la responsabilità, la guerra, la disumanità, la menzogna, per dare continuità alla sua esistenza guardandola in negativo. Non è un'analisi, quella di Anders, a beneficio della ricerca di un'identità propria, ma è una riflessione che può essere utilizzata per insegnare e mettere in guardia. C'è una funzione pedagogico-politica nella sua scrittura, nelle sue riflessioni, sicuramente molto forte. Insegnare e mettere in guardia, a volte assumendo anche i toni del moralizzatore, molto spesso. Le tesi, le raccomandazioni che si trovano ad esempio nei suoi scritti dedicati all'atomica, per fare un esempio. Scrive a questo proposito: se una volta dovessi tornare indietro, e se tornerò indietro, non sarebbe così da questa o da quella stazione, ma dal continuum del confronto, e non verso casa, ma lì dove ci sono chance di dare a posteriori una qualche giustificazione a questa continuità. Educare e allertare sono gli scopi che muovono la sua attività speculativa, il suo impegno nella prassi, che lo riporteranno in Europa dopo l'esilio americano, quando deciderà di mettere nella sua valigia, e usa un'espressione che dà anche la misura di quali siano le coordinate spazio-temporali del suo pensiero, quando metterà in valigia gli scritti per il dopodomani. Gli scritti per il dopodomani
il titolo peraltro che la Società di Studi Andersiani qualche anno fa aveva scelto per un seminario dedicato all'autore. Gli scritti per il dopodomani, il tempo del dopodomani. Il tempo del dopodomani è quello in cui occorrerà ridiscutere, ripensare e rieducare. Rieducare gli animi svuotati dal periodo hitleriano, se ci riferiamo alla Germania, attraverso una scrittura politica. Spesso si definisce scrittore politico, una scrittura politica. Allora, la domanda sulla politica. Pertanto, che generalmente noi circoscriviamo, quando uso noi mi riferisco a chi si occupa, studia la politica dal punto di vista della teoria della filosofia, la domanda sulla politica, e le risposte possono essere differenti, noi nella nostra lingua abbiamo una parola per esprimere il significato, politica indica molte cose, altre lingue distinguono i significati di politica per indicare l'identità, le politiche pubbliche, per indicare la coesistenza umana. Qual è la domanda sulla politica che si rintraccia dall'opera così ricca, così multiforme, dai tanti sentieri interrotti che il pensiero e la vita di Gunther Stern e Anders hanno percorso? La domanda sulla politica di Anders e la traccia che si ricava dai suoi scritti non ha molto a che vedere con quello che tradizionalmente in pensiero politico moderno è inteso per politica. E cioè, con la politica intesa il pensiero politico moderno soprattutto del Novecento, ma non solo. E cioè con la domanda fondamentale sulla coesistenza umana. Come giustifichiamo, sulla base di quali regole giustifichiamo la coesistenza umana? Che cos'è il potere? Quali sono le forme che all'interno di uno spazio, che spesso è lo spazio dello Stato, ci diamo per coesistere, per stare insieme? Se noi guardiamo la storia della filosofia politica, la storia del pensiero politico, dalla modernità hobbesiana a oggi, diverse sono state le risposte a questa domanda fondamentale. Ma se questa domanda, la domanda sull'origine del potere, sull'origine della politica, sulla legittimazione, ad esempio, del patto di convivenza, ebbene, a questa domanda non c'è risposta negli scritti di Anders. Non troveremo un modello di democrazia. Non abbiamo una visione o un pensiero politico nel senso arendtiano. Pensiero politico arendtiano è politico dall'inizio alla fine, da quando Arendt inizia nei primi scritti, alla fine degli anni 40, fino alla sua morte, negli anni 70. Anche La vita della mente è uno scritto politico, è uno scritto di filosofia politica, morale anche. La traccia politica negli scritti di Anders è più difficile da rintracciare, perché non si tratta di una domanda che ha come risposta o che si interroga sulla coesistenza umana all'interno di uno spazio circoscritto. In questo senso è una domanda originaria, è una domanda sulla stessa condizione di possibilità, non solo di coesistenza degli individui, ma è una domanda radicale sul rapporto tra umani e mondo, esseri umani e mondo, che lo stesso Anders ha formulato in scritti differenti, scritti dedicati all'arte, scritti dedicati alla tecnica, che è certamente il tema principale degli scritti più filosofici, teorici di Anders, L'uomo antiquato 1 e 2, il rapporto tra esseri umani e mondo, in una visione, in una lettura che è differente. In che senso? Se noi guardiamo al rapporto umani-mondo, come viene formulato da Anders nella prima parte della sua esistenza, quando Anders comincia a misurarsi con la filosofia, con scritti di antropologia filosofica, anche con scritti dedicati all'arte e alla letteratura, il suo assillo, come dice nelle varie interviste che ha rilasciato nel corso della sua vita, che sono anche queste occasioni di pensiero,
Il suo principale assillo è interrogarsi sul l'uomo senza mondo, sull'estraneità, sulla possibile perdita di mondo. E di qui Kafka. Kafka pro e contro. Rimando ad Arendt, anche Arendt si interroga su Kafka, anche Arendt dedica alcuni dei suoi scritti alla letteratura. È sicuramente un intreccio fecondo come tema di ricerca, quello dello studio tra mettere a confronto i pensieri di Anders e di Arendt. È una traccia che andrebbe sviluppata ulteriormente. Ci sono alcuni saggi, ci sono alcuni articoli che mettono a confronto i due pensatori, che chiaramente hanno avuto percorsi con alcuni punti di tangenza a livello di vita chiaramente, ma anche di pensiero. Ma se c'è un elemento, un punto davvero interessante, è questo uso della letteratura, questo impiego della letteratura come strumento di scavo conoscitivo in entrambi. C'è un testo molto interessante francese, che grosso modo mi pare la traduzione sia Il museo immaginario di Hannah Arendt, Le opere d'arte di Hannah Arendt. Come viene usata, non sono elementi accessori, sono autentici elementi di sconfinamento, di attraversamento dei saperi. Non è la interdisciplinarità di cui si parla molto oggi, che somiglia molto di più a un accostamento tra saperi, non è questo. È un reale bisogno di attraversare, di non guardare al sapere come a una monade sigillata, è la necessità di andare oltre. Ci sono momenti in cui Arendt sente il bisogno di spiegare attraverso un riferimento letterario, come quando usa William Faulkner. Non l'ho scritto su Lessing, quando spiega perché nel raccontare la Prima Guerra Mondiale molti si sono cimentati raccontando cifre, numeri, dati, ma solo il romanzo di Faulkner riesce a far sentire, a far rivivere quel tipo di dolore che si è provati, quell'angoscia. E lo stesso capita ad Anders, nello scritto tradotto qualche anno fa, mi pare per Bollati, dopo Holocaust è, forse i più giovani non lo conoscono, una delle prime miniserie che viene dedicata all'Olocausto, alla Shoah, alla fine degli anni 70, una miniserie americana, con una giovanissima Meryl Streep che racconta attraverso le vicende di una famiglia quello che fino a quegli anni era ritenuto come un evento, come uno spartiacque, l'inghiottitoio della storia che non poteva essere rappresentato. Qualunque forma di rappresentazione sarebbe stata in fondo un tradimento, una banalizzazione. Su questo le pagine di Todorov forse sono inarrivabili, sul rapporto tra il rischio della trivializzazione della memoria e il rischio della sacralizzazione della memoria, questo difficile scoglio in cui ci si muove. Ebbene, Anders è uno dei pochi che rispetto a, e qui è anche interessante capire la tecnica, il rapporto con la tecnica di Anders, dopo Holocaust in fondo che cos'è? È una forma di arte che utilizza uno strumento che aveva criticato Anders, la televisione. Anders è uno dei primi a criticare i mass media, una critica troppo poco frequentata, quella di Anders, è una delle parti forse più avanzate del suo pensiero, si trova sia nel primo volume che nel secondo volume dell'Uomo Antiquato, Fantasma e Matrice, è una parte dedicata a un simposio sui mass media, parliamo degli anni 60, quando i mass media non hanno ancora mostrato la loro potenzialità, e diciamo la sua critica ai mass media, sulla quale poi magari possiamo tornare anche per capire che cosa si critica dei mass media e quali elementi sono stati forse visti in anticipo da Anders. Questa critica dei mass media che fa Anders, tutto sommato, sembra incontrare una quasi contraddizione in questa positiva lettura della miniserie televisiva Holocaust. Perché Holocaust è interessante?
E qui c'è un parallelismo molto interessante con William Faulkner, con l'uso della letteratura in Arendt, che appunto, dicevo, non si tratta di abbellire, di arricchire, di fare un richiamo che all'interno di un testo possa fornire un elemento in più di approfondimento, si tratta proprio di un attraversamento, di un ampliare il volume del sapere attraverso la letteratura o attraverso l'arte. Cosa fa Holocaust? E perché è, a differenza di molti critici che si scagliano contro questa operazione televisiva, Anders ritiene invece che questa operazione televisiva, che questo film faccia proprio attraverso un artificio, come è quello televisivo tecnico, riesca a ripersonalizzare i milioni di morti che in fondo sono come cifra i 6 milioni indicibili, irrappresentabili. La grandezza del mostruoso che è sovraliminale. Il sovraliminale ci rende, quando nella nota filosofia della discrepanza di Anders, quando il fare e il produrre corrono troppo avanti, la capacità tecnica è troppo rapida, procede troppo rapidamente e creando, riuscendo anche a creare il mostruoso, i sensi, e Anders utilizza, diciamo, anche in maniera molto disinvolta, se vogliamo, il confronto tra immaginazione ed emozioni, no? Emozioni e immaginazione non stanno al passo del volume di quello che la tecnica ci permette di realizzare. In questo gap tra tecnica in senso lato, il principio macchina, che si è raffinato nel corso del tempo con le rivoluzioni industriali, su questo poi Anders scrive molto, è il centro, lui stesso dice: se guardo indietro i miei scritti mi accorgo che tutto quello che ho scritto è la variazione intorno a un tema principale. Il tema principale è la discrepanza tra le capacità, tra produrre e immaginare, tra fare e sentire. E anche qua, di nuovo, un punto di tangenza con Arendt. Come chiude Arendt, The Human Condition, la vita attiva, nella traduzione italiana? Pensare a ciò che facciamo. È il monito con cui chiude quest'opera, alla fine degli anni 50, che è lo spartiacque tra la sua, se volete, suo percorso filosofico. Il grande volume, Le origini del totalitarismo, in cui analizza il sistema totalitario, le sue condizioni di possibilità esterne, imperialismo, antisemitismo, i nazionalismi, e poi negli anni 60 analizza che cosa accade dentro l'essere umano, la vita della mente. E la svolta è, come certamente sapete, il caso Eichmann. Di recente vi consiglio un libro uscito 2 settimane fa per il Melangolo di Fistetti, è uscito il 30 gennaio, molto interessante, che rilegge, Fistetti, un storico della filosofia che è andato in pensione quest'anno, che rilegge nuovamente il caso Eichmann come svolta la questione ebraica, come una svolta all'interno del pensiero di Arendt. Quindi di nuovo un punto di tangenza con l'ennesimo punto di tangenza con la visione di Anders. Quindi Anders vede, nonostante la sua critica della tecnica, la tecnicizzazione delle esistenze, nonostante la critica della tecnica di Anders, che è, diciamo, il filo conduttore del suo pensiero, una critica della tecnica che ha diverse declinazioni, diventa critica mass mediatica, ma la critica della tecnica è altresì, ha, diciamo, in fondo nella lettura di dopo Holocaust, questa critica della tecnica lascia aperto un margine. La critica della tecnica non è una critica fine a se stessa, come spesso capita. Si è parlato molto nel corso della seconda metà del Novecento, e si continua a parlare oggi, di opposizioni che a volte possono sembrare anche sterili tra tecnofobi, tecnofili, apocalittici integrati, per usare un'espressione molto nota qualche anno fa. Chiaramente Anders è letto, spesso liquidato, come apocalittico. Perché apocalittico?
Perché se nella prima parte della sua esistenza si è interessato da ebreo, da perenne disappartenente, si è interessato al rapporto umani-mondo, esseri umani-mondo, in termini di estraneità, di marginalità, ma anche un'estraneità che si misura attraverso una distanza che è feconda. Per chi di voi ha letto gli scritti giovanili di antropologia filosofica, sono due piccoli saggi, sono dei saggi molto interessanti perché in realtà in questa dimensione di estraneità tra esseri umani e mondo si dispiega la possibilità stessa della libertà dell'essere umano. La libertà sta nel sapersi, potersi distanziare. La distanza come elemento costitutivo del rapporto umani e mondo. La distanza è ciò che permette all'immaginazione, facoltà chiave tanto nel pensiero di Anders quanto nel pensiero di Arendt, ovviamente il debito kantiano è evidente, l'immaginazione ha bisogno di spazio per essere, per muoversi. Se questo rapporto umani-mondo nei termini di rischio di una umanità senza mondo, di un'estraneità costitutiva, e interessa, coinvolge la prima parte dell'esistenza di Anders, le cesure, che sono cesure nella sua vita, non solo ovviamente nella sua, lo porteranno a, come dice lo stesso Anders, disertare nella prassi, disertare la teoria nella prassi. Cioè lo porteranno alla militanza, all'impegno. La militanza antiatomica, a usare un tipo di scrittura ammonitrice, il dialogo immaginario, la lettera aperta, sono modalità di scrittura, modalità di pensiero, di riflessione che rimandano alla radice, a sicuramente socratica della filosofia. Allo stesso modo il tono molto spesso apocalittico e moralizzatore. In questo tempo delle cesure, che è anche il tempo in cui matura la scrittura dell'uomo antiquato, del primo volume dell'uomo antiquato, siamo a metà degli anni 50, il tema principale su cui Anders si sofferma comincia a essere, già nell'uomo antiquato, sia nel primo volume, nel secondo aveva in programma un terzo volume di cui abbiamo alcuni stralci, il tema del mondo senza umanità, il rischio di una estinzione dell'umanità, il rischio dell'apocalisse, generato da cosa? Dalle riflessioni che sono contenute all'interno degli scritti sull'obsolescenza umana, tanto gli scritti dedicati al tema di cosa sia la tecnica, dell'essenza della tecnica, degli effetti della tecnica, della filosofia della discrepanza tra fare e immaginare e del male tecnologico, che sono contenuti nei volumi primo e secondo dell'uomo antiquato e nella raccolta di lettere aperte al figlio di Klaus, al figlio di Adolf Eichmann, noi figli di Eichmann. Senza entrare nei dettagli di temi che potrebbero esservi anche già noti, intanto il tempo e lo spazio in cui si collocano le riflessioni e le domande di Anders. Anders colloca la tecnica, l'essenza della tecnica, che ha a che vedere con il principio sfruttabilità, con la possibilità di utilizzare tutto ciò che può essere utilizzato. Parla di un passaggio da homo faber a homo materia, l'utilizzabilità dell'essere umano, anche dell'essere umano, considerato come un deposito di energia. Ovviamente una riflessione alla quale giunge analizzando, riflettendo sulla Shoah, sui milioni di morti, sulle guerre,
riflettendo su Hiroshima e Nagasaki. Come ha scritto Traverso, Portinaro, altri in Italia, i pochi che si sono poi dedicati allo studio, alla lettura degli scritti di Anders già negli anni 90, cosa hanno notato? Questo nesso tra eventi, questo nesso tra l'utilizzo dell'atomica, l'analisi e lo studio della Shoah. Si potrebbe obiettare che in questo modo si perde la specificità del singolo evento. Ma quel che Anders cerca di cogliere è come la domanda, l'interrogativo che attraverso i suoi scritti è se le condizioni di possibilità, ciò che ha reso possibile, l'uno e l'altro, che per Anders coincide, parla delle radici del mostruoso. Quali sono le radici del mostruoso? È l'interrogativo che è presente chiaramente anche negli scritti di Arendt. Le radici del mostruoso, quali sono state le radici del mostruoso, le condizioni di possibilità del mostruoso. Queste condizioni di possibilità non sono recise con l'evento, ma continuano in forma diversa, non nella forma del totalitarismo politico, ma del totalitarismo tecnocratico. E si affaccia a un paradigma morale che è differente rispetto a quello che si era conosciuto sino ad allora. Altro tema di ricerca, di riflessione sicuramente interessante, cioè la morale, il cambio del paradigma morale nel Novecento, su cui ha scritto un testo sicuramente molto interessante, ricco, Simona Forti, sui demoni mediocri, testo del 2012, molto interessante, in cui non a caso non solo è dedicata un'ampia parte a Arendt, come potete immaginare, essendo Simona Forti una sicuramente delle studiose più accreditate italiane di Arendt, ma c'è una parte altrettanto interessante su Primo Levi. Nel mio testo io spesso richiamo le tesi di Levi nei Sommersi e Salvati, la zona grigia, il male tecnologico, che chiaramente nella poetica leviana è espressa senza richiami filosofici, spesso i richiami sono letterari, i promessi sposi, il turpe monatto, un passaggio molto interessante su questo, che rimanda alla figura di nuovo di Eichmann, di Arendt, ma che rimanda alla riflessione che Anders ci offre nei suoi scritti rispetto agli apprendisti stregoni. L'apprendista stregone. Chi è l'apprendista stregone? Chi non pensa a quello che fa, chi non segue con il pensiero la gittata delle sue azioni, cioè non riesce a immaginare gli effetti della sua azione, delle proprie azioni. La filosofia della discrepanza, rimodulata, rideclinata in diversi modi nei suoi vari scritti, ha come nucleo fondamentale, detta anche di slivello prometeico, come nucleo fondamentale questo gap, questa distanza tra poter fare e poter immaginare e poter sentire. Ecco perché Holocaust diventa quella miniserie interessante, perché quella miniserie, per quanto sia un artificio, per quanto sia un'invenzione, per quanto sia un falso, che cosa fa quella miniserie? Riesce a raccontare, a rimpicciolire, a fare una miniatura di un evento sovraliminale, prodotto delle capacità tecniche, perché questo chiaramente non lo dice Anders, è effetto di studi, conseguenza di studi ricchi su questo tema, il massacro amministrativo, burocratico-amministrativo, quindi tecnico, che ha come elemento la fasizzazione del lavoro, è un altro tema sul quale Anders si sofferma in molti dei suoi scritti, il massacro amministrativo. Questa piccola miniserie miniaturizza un evento sovraliminare che rischierebbe di sfuggire nella sua portata, ripersonalizzando una cifra,
trasformando i numeri in esseri umani, ritrasformandoli in esseri umani. Perché, dice Anders, se so soltanto, il cuore non duole. Siamo sulla stessa linea, anche se in termini differenti, con quel che scrive Arendt della Prima Guerra Mondiale. Testi che raccontano nei dettagli minuziosamente, eppure solo quando compare il romanzo di William Faulkner, che non descrive minuziosamente, che non si sofferma nei dettagli, ma fa pensare a chi lo legge, scrive Arendt, sì, è stato così. Sì, è stato così. Se so soltanto il cuore non duole. Ho bisogno di ripersonalizzare, di raccontare una storia. Interessante questo tema, perché oggi è il tema che nella storia contemporanea riguarda il rapporto tra la microstoria e la macrostoria anche. Ripersonalizzare, raccontare una storia. Per fare anche un'operazione impropria rispetto alla tecnica. Perché se l'essenza della tecnica per Anders, e qui anche su questo Portinari ha scritto delle pagine molto interessanti, c'è cioè un corpo a corpo col pensiero heideggeriano nei suoi scritti, un saggio molto critico nei confronti della pseudo-concretezza di Heidegger, la sua ascesi politica. Altrettanto interessante è su questo tema il carteggio tra Karl Jaspers e Martin Heidegger. Molto interessante. Tra l'altro, dicevo poco fa, Jaspers è uno dei, probabilmente, dei filosofi del Novecento che ha impresso una delle tracce, ha lasciato una delle tracce più vistose nel secondo dopoguerra, per le aperture europeiste del suo pensiero, anche per la torsione politica che il suo pensiero, che la sua filosofia assume nel dopoguerra, specie nel testo a voi noto La questione della colpa. Però è indubbio che nel corso del Novecento, specie negli ultimi anni, sia stato un po' messo da parte il pensiero di Karl Jaspers in Europa, non solo in Europa. Nel carteggio tra Karl Jaspers, che è stato maestro di Arendt come Heidegger, ma forse la traccia più vistosa del pensiero di Jaspers la si ha proprio nel pensiero di Arendt, la banalità del male. La banalità del male è un'intuizione di Jaspers che sviluppa Arendt nel suo pensiero. Jaspers scriverà ad Heidegger nel dopoguerra accusandolo, parlando del suo come di un pensiero che si muove nell'approssimazione, cioè un pensiero che non tocca la realtà, impolitico. Sono delle accuse molto dure, una mancata presa di posizione, e ancor più dura è l'articolo che scrive Anders nei confronti del suo maestro. Tuttavia, è indubbio che le parti, potremmo dire, le principali riflessioni sulla tecnica che poi saranno sviluppate nel pensiero di Anders, certamente sono mutuate da un confronto, da una riflessione giovanile con il pensiero di Heidegger, con le riflessioni sulla tecnica di Heidegger. Specie il principio della sfruttabilità, dell'utilizzabilità, che è per Anders l'essenza della tecnica, della tecnocrazia. Ma per tornare al tema della discrepanza principale nel pensiero di Anders e arrivare anche, diciamo, alla traccia politica dei suoi scritti, è interessante notare come Anders parli della tecnica, della tecnocrazia, come di una fatalità, come di un destino per gli esseri umani, a differenza di quanto si è pensato per molto tempo, e cioè che la tecnica fosse uno strumento nelle mani degli esseri umani,
che la tecnica fosse un mezzo per un fine, Anders parla di un'inversione del rapporto mezzi-fini, parla di un'umanità che rischia di essere costorica, perché il soggetto della storia potrebbe essere, anzi sarà la tecnica, il dominio della tecnica, da questo punto di vista. Un tema che trovate anche in diversi scritti di Emanuele Severino dedicati alla tecnica, la tecnica come dominio. E un punto interessante, molto interessante della sua filosofia della discrepanza è che, a differenza delle facoltà umane, il sentire, si potrebbe dedicare una monografia all'analisi dei sentimenti nel pensiero di Anders. La storia dei sentimenti che lui avrebbe voluto scrivere e che ha solo accennato, Amare ieri, sempre bollati, sono i tanti sentieri interrotti, vergogna, amore, odio, livore è una delle emozioni che a cui Anders dedica alcune pagine. Il livore è differente dall'invidia, dalla gelosia, e lo ritiene che il livore sia l'emozione che domina, negativa, che domina nella contemporaneità e che ha una peculiarità: non tanto voler quello che hanno altri, desiderare quello che hanno altri, ma non volere che altri abbiano qualcosa. E che sta dentro il principio una visione della concorrenza, concorrenziale, un mondo, un atteggiamento concorrenziale che attraversa l'umanità contemporanea. Da questo punto di vista, quel che Anders mette in luce nel mettere a tema, con una continua variazione che chiama armonia a posteriori, dice: se mi guardo indietro e guardo a quel che ho scritto, alle sue tante riflessioni, posso notare che nella mia filosofia, nel mio pensiero, c'è un monotema che si ripete in molte variazioni: la filosofia della discrepanza tra le capacità umane. Ma questa filosofia della discrepanza ha una peculiarità che noterà soprattutto nella parte finale della sua esistenza, e cioè che la tecnica, il poter produrre, a differenza delle emozioni, dell'immaginazione, dei sentimenti, è caratterizzata da quel che chiama il principio del rialzo, e cioè dall'apprendere da se stessa. Cioè la tecnica si perfeziona continuamente. Un ordigno imperfetto potrà essere sostituito da un ordigno più efficace, più efficiente. Cioè la gittata, l'orizzonte della tecnica è orientato al continuo miglioramento, perché apprende dai propri errori. A differenza, secondo quel che scrive Anders, a differenza di quel che accade per i sentimenti, per le emozioni, per le facoltà umane, per l'immaginazione. Parla di una sclerosi delle emozioni, come se le emozioni fossero bloccate. Allora, un altro elemento interessante della filosofia della discrepanza è la vita emotiva, che può essere ricostruita seguendo il filo dei passaggi che troviamo, dei riferimenti alla vergogna, la paura. Paura che è un sentimento che Anders reinterpreta in chiave differente rispetto alle forme epidermiche che conosciamo oggi, ma lui distingue espressamente la paura, l'angoscia mobilitante, quella che dovrebbe portarci a fare un balzo in avanti rispetto ai rischi della tecnica e della tecnocrazia, fare un balzo in avanti emotivo, un balzo in avanti con l'immaginazione. L'angoscia vivificante, la paura mobilitante. C'è poi un'altra paura, la paura epidermica, quella che viene creata a livello politico. Il nemico continuamente stigmatizzato, agitato, presentato, ripresentato, riproposto. La paura mobilitante.
La strada stretta che Anders cerca di percorrere nel suo pensiero, molto interessante da seguire, specie nei due volumi dedicati all'obsolescenza umana, con alcuni cenni anche nelle lettere scritte dedicate al figlio di Klaus Eichmann, che non risponderà mai alle lettere, questo diciamo, perché lo sappiate, non risponderà. La strada stretta che cerca di percorrere è quella di interrogarsi sulla possibilità di ampliare il volume delle emozioni, di compiere esercizi che lui chiama di fantasia morale, di ampliare il volume delle emozioni, di compiere un esercizio ipertensivo delle emozioni stesse, dilatare le emozioni. Si possono dilatare le emozioni sono uguali a se stesse nel corso del tempo, cambiano, si possono dilatare, possono essere all'altezza delle sfide. E sono sfide globali quelle che Anders pone, perché se la domanda certamente politica iniziale del suo pensiero ha a che vedere con il rapporto umani-mondo, in termini soprattutto di estraneità, di cui Kafka, che va preso sul serio e interpretato a morte, dice Anders, interpretato a morte. Che significa interpretare a morte? Interpretato a morte, letto in modo negativo, non significa non utilizzarlo, significa tendere la negatività, radicalizzare, estremizzarla, fino a ricavare da questa lettura degli elementi che abbiano una valenza morale. Pensiamo al castello, che racconta, come sapete, la storia di un'esclusione, del tentativo di essere inclusi, la metaforizzazione di un tema sempre ripresente, che ritorna continuamente nella storia dell'umanità. La storia dell'umanità è la storia dei confini, di confini per entrare, per essere accettati, per essere integrati. Un termine già di per sé problematico. Cosa non piace ad Anders di Kafka? L'immobilismo che coglie in questo racconto, in questa descrizione dell'esclusione, in parte anche nel processo, di questo sistema. Non mettere realmente in discussione il sistema, non trasformarlo realmente. E cioè non cambiare il castello. Non mettere in discussione il castello che ti esclude, i principi su cui si fonda il castello che esclude. Facendo un salto, indietro, e quel che in qualche modo scrive Virginia Woolf nelle Tre Guinee, quando dice che bisogna cambiare la casa paterna. Non si tratta di entrare nella casa paterna, bisogna cambiarla. Perché se io entro nella casa paterna che rimane uguale a se stessa, non ho cambiato nulla. Allora l'interpretazione a morte, la lettura a morte, significa attraversare la negatività per cogliere fino in fondo l'elemento critico dell'esclusione. Cioè rimettere in discussione i principi stessi, le regole di fondo che portano all'esclusione, all'emarginazione, che assume nel pensiero di Anders molte forme, è un'emarginazione per motivi nazionali, emarginazione per motivi religiosi, lavorativi. Ecco perché ironicamente quando una rivista austriaca, Anders passerà una parte della sua vita in Austria, decide di dedicargli un numero, lui risponde ironicamente, pensando, trova un po' strano, no? che gli si voglia affibbiare un'etichetta nazionale, perché non si è mai sentito austriaco, ma non, come dicevo prima, le molte vite, i molti pezzi del mosaico che riguardano la sua vita, non
possono caratterizzare e risolvere la sua identità, che è fatta dalle molte vite. Come dice, le molte vite sono come se fossero i vagoni di un treno, che stanno tutti insieme. Direi che il tempo del pellegrinaggio è più importante di quello dell'origine. C'è un altro saggio interessante che non è, forse è tradotto in Italia, non mi ricordo, Il mio ebraismo, un saggio davvero, uno dei, forse dei saggi più belli sull'ebraismo, in cui Anders scrive, e questo è un monito molto interessante rispetto alle questioni nazionali e alle questioni identitarie, in cui Anders scrive che il suo ebraismo, e lo scriverà anche negli stenogrammi filosofici, è considerarsi il sale e non il pane, il sale e non la terra, l'elemento cosmopolitico. Quello che lo rende ebreo non è andare, quando andrà a Gerusalemme e vedrà il muro, un pezzo di muro, non è il muro, non è la terra, ma è il legato intergenerazionale, la storia tramandata, il continuum della divagazione. 5 minuti? Potrei continuare per molto tempo. Vorrei però soffermarmi, ritornare alla questione della politica, alla domanda, al tempo della politica. Il tempo è il dopodomani. È difficile pensare che per una riflessione politica il tempo sia, non sia il presente, specie nel XXI secolo. Il tempo della domanda originaria della politica di Anders, che riguarda sia il rapporto umani-mondo che mondo-umani, è il tempo del dopodomani, è il tempo dei figli, ecco perché scrive noi figli di Eichmann. E nel saggio sull'ebraismo si rivolge ai pronipoti degli assassini. Il tempo è il futuro. Ma è un futuro che può essere pensato solo alla luce del passato. E qual è lo spazio? Lo spazio non è lo Stato. Lo spazio è, proprio alla luce delle sue domande, delle sue riflessioni, dei suoi scritti e della sua militanza, lo spazio ha a che vedere con il mondo, in senso globale, non nel senso dei tanti studi sulla globalizzazione che ci sono stati negli ultimi anni, non in questo senso. È una domanda originaria che ha come coordinate il dopodomani e il globo, tant'è che parla di rischio del globicidio. Non è un caso che gli studiosi della cosiddetta società del rischio abbiano riscoperto Anders. Anders spesso è letto e non citato, ma qualcuno lo ha citato. Bauman, in uno dei suoi ultimi scritti, scriverà che se avesse letto Anders prima di scrivere Modernità e Olocausto non l'avrebbe scritto così com'era, avrebbe cambiato la fine. Beck, nei suoi testi sulla globalizzazione e sulla società del rischio, per non parlare poi dei vari testi sulla decrescita, è un punto di riferimento nel pensiero contemporaneo, proprio per questa sua visione globale che ha a che vedere con il suo assillo, essere un conservatore ontologico. Conservatore ontologico, o possiamo dire in un'altra declinazione, conservatore apocalittico. Gridare, allarmare, mettere in guardia per conservare, per avere cura, per responsabilizzare, avere cura dello spazio, ma non dello spazio ristretto, locale, identitario, per avere cura del mondo. Avere cura del mondo a partire dal rischio, che è un rischio che mette a tema, a seguito soprattutto degli scritti dell'analisi dell'atomica, la bomba, che è un capitolo molto ricco del suo testo. Molti sono gli scritti dedicati all'atomica, molti di questi non sono tradotti in lingua italiana,
scritti e le tesi dedicate all'atomica. L'atomica è una coordinata importante del suo pensiero, lo è stata per diversi pensatori negli anni 60, specie nel periodo della Guerra Fredda, ma guardate che non è sparita. Perché per Anders il poter fare, il saper fare, significa prima o poi utilizzare. E questo significherà che l'umanità, significa che l'umanità è in grado di autoeliminarsi. Ed è contro questo rischio che occorre recuperare, secondo Anders, una cura. È chiaro che questo discorso si potrebbe allargare usando le sue stesse parole, no? Guardando un autore oltre quel che ha scritto, ponendo interrogativi di carattere filosofico, morale, politico, quindi i rischi del pianeta, i rischi ecologici. Non è certamente un pensiero che sta dentro i confini nazionali. Dunque la sua domanda sulla politica è una domanda che potremmo dire a tratti è prepolitica, se per politica noi intendiamo qualcosa di determinato, una comunità politica più ristretta, ma nello stesso tempo oltrepassa questa domanda stessa, perché riguarda la stessa possibilità della sopravvivenza del pianeta, degli esseri umani nel mondo. Quindi uomo, esseri umani senza mondo e mondo senza esseri umani, il rischio del mondo senza esseri umani. È come se ci fossero queste due coordinate che si intrecciano continuamente. Da una parte la filosofia, il pensiero della discrepanza delle capacità, in cui troviamo insito il problema del male tecnologico, gli esercizi di fantasia morale in cui hanno una parte importante gli strumenti artistici, le lenti artistiche, e dall'altra parte questo rapporto, questo intreccio tra uomo senza mondo e mondo senza uomo. Vorrei chiudere con una piccola riflessione, anche apertura alle riflessioni di Anders nell'epoca contemporanea. Probabilmente oggi noi non potremmo, non possiamo prescindere dalla tecnicizzazione delle nostre esistenze, sempre più in termini di esistenze mass mediatizzate, come lo sono le nostre. Sempre di più, e lo saranno sempre di più. Però nel suo pensiero una degli inviti che possiamo accogliere, per quanto difficile da praticare, è quello di provare a utilizzare indebitamente un dispositivo, usare impropriamente un dispositivo. Non significa fare a meno di un dispositivo, e cioè che non significa poter fare a meno della tecnica intesa come principio macchina, come sfruttabilità, serialità, fungibilità. Usare impropriamente la tecnica significa che la tecnica potrebbe tornare a essere, è una domanda che forse ha una risposta negativa, ma intanto è una domanda che Anders si pone, anche se la pone tra le righe, tornare a essere un mezzo per un fine. Questo richiede, ecco perché utilizza l'arte, lenti deformanti. Questo richiede la capacità di guardare non attraverso i sensi tradizionali. Un occhio pensante, la cecità di fronte all'apocalisse. Coglierla richiede un occhio pensante. E richiede altresì la diagnosi di un difetto oculare, come ha scritto negli anni 20 Ortega y Gasset in un piccolo scritto, oggi probabilmente uno scritto che andrebbe riletto, La Spagna invertebrata, uno scritto degli anni 20, un decennio molto interessante nella storia del Novecento, in cui
parla della crisi politica in Spagna, che porterà di lì a poco tempo a una dittatura che insomma attraverserà il Novecento della Spagna, in cui parla di un difetto oculare che impedisce di mettere a distanza, perché questo fa l'immaginazione. L'immaginazione permette di mettere a distanza, di avvicinare e allontanare, di rappresentare quello che non c'è, specie l'immaginazione politica. Diagnosticare il difetto oculare che impedisce di vedere, correggere il difetto oculare. E allora la tecnica, l'uso improprio della tecnica, richiede la capacità di vedere con un occhio pensante. Richiede quel che Ortega chiama, con un'espressione che mi sembra molto feconda, un talento sinottico. Sinottico, un saletto che ci permette di mettere a distanza. Perché seguire la gittata delle azioni, pensare a ciò che facciamo, significa riuscire a mettere a distanza, riuscire a seguire la finalità di un'azione. Nel lavoro, nell'utilizzo dei mezzi tecnici, massmediatici, la finalità. Senza la finalità, senza lo scopo, non posso responsabilizzarmi. Senza lo scopo non posso assumere la responsabilità delle conseguenze dell'azione, ma questo richiede un talento sinottico, questo richiede un occhio pensante e richiede l'uso di strumenti, lenti artistiche, opere d'arte, in senso lato, le possiamo interpretare come vogliamo. Certo non tutte, questa è la domanda interessante, quali e perché? Grazie. Grazie per questa bellissima relazione piena di stimoli. Ascoltandola, a me veniva in mente di quanto un protagonista onnipresente dei seminari di questi giorni, non nominato, sia il mondo. Mondo che si dà attraverso le immagini, Weber il primo giorno, mondo che non può più essere ordinato a differenza del cosmo, da cui la teologia politica di Carl Schmitt. Mondo a rischio di scomparire in quanto spazio comune, Arendt, e mondo come terra, come pianeta, come in tutta la sua globalità, in Gunther Anders. Io approfitto già per suggerire, diciamo, un tema di riflessione su cui mi piacerebbe tornasse più avanti, poi lascio subito la parola a voi. In Anders mi sembra ci possa essere, se non tanto un'antropologia filosofica in senso stretto, un'antropologia storica, cioè qui l'uomo può essere definito e concepito come un metaprodotto del suo agire, a rischio, diciamo così, che può evitare il rischio dell'obsolescenza soltanto a patto di prenderla sul serio, questo rischio. Se le cose stanno così, io avrei qualche difficoltà a definirlo un pensatore apocalittico. Se per pensatore apocalittico noi non prendiamo sul serio soltanto il significato etimologico, sì, dell'aggettivo apocalittico, che significa ovviamente rivelazione, quindi far prefigurare un esito potenziale per assumere preventivamente un atteggiamento capace di prevenirlo, è sicuramente, questo sì, un pensatore disperato, laddove però la disperazione non è l'esito auspicato, ma è la premessa di un esito potenzialmente diverso. In fondo Anders è un autore che ci invita a prendere sul serio la dimensione produttiva della disperazione, anche questa attenzione spasmodica che ha ai sentimenti e alle emozioni, e che è un tratto assolutamente minoritario nella, diciamo così, nella storia della filosofia, nella storia della filosofia moderna, se eccezione fatta per i grandi pensatori del sentimentalismo morale, penso ovviamente a Smith, a Hume, e per non parlare poi della teoria politica contemporanea. E a questo proposito mi veniva in mente un taglio stilistico che lui mette a fuoco esplicitamente, che è il metodo dell'esagerazione,
che ha sempre a che fare poi tra l'altro con questa tecnica della distanza, con questo richiamo alla capacità di restituirsi un telos, da intendersi sia come distanza che ci separa da un filo, sia come capacità di darci un fine capace di restituire un senso ai mezzi tecnici a nostra disposizione. Quindi le offro semplicemente questa suggestione. A voi la parola, come sempre qua c'è il microfono a vostra disposizione. Ok, no, magari raccolgo un po' di stimoli. Grazie innanzitutto per le sue riflessioni. E io mi sono occupata di un altro pensatore apocalittico, Ernesto De Martino, che soprattutto negli ultimi anni della sua vita si occupa appunto dell'apocalisse in senso lato e in particolare dell'apocalisse contemporanea, e scrive quest'opera che si intitola appunto La fine del mondo. E prima però di quest'opera, De Martino dà qualche, diciamo, annuncia qua e là su cosa sta riflettendo, e in particolare nel 63 partecipa ad un dibattito interdisciplinare intitolato proprio Il mondo di domani, quindi diciamo, in cui afferma che l'uomo contemporaneo vive oscillando continuamente tra queste due consapevolezze, diciamo, e cioè che da un lato il mondo può finire, dopo Auschwitz, dopo Hiroshima abbiamo capito che da un momento all'altro il mondo può finire, dall'altro lato il mondo non deve finire, e questo imperativo in qualche modo è iscritto nell'uomo kantianamente, però si rende anche conto che l'imperativo della ragione non basta più per, diciamo, evitare che il mondo finisca. E da qui comincia l'esplorazione di quelle zone che stanno tra il razionale e l'irrazionale, qual è la dimensione del rito, dell'abitudinario, del quotidiano, che Heidegger liquida definendo l'inautentico dell'esistenza, e che però secondo De Martino consentono appunto di dare, di ridare alla disperazione, quindi anche al furore, alla distruzione, una dimensione produttiva, di ridare senso al mondo. Allora chiedo se anche Anders valorizza la dimensione rituale e diciamo recupera appunto quello che anche Croce definirebbe l'irrazionale che non fa storia, no, il negativo che non fa storia, ma che in realtà ci consente di ridare senso al mondo, di ricoprire il mondo di un senso umano, di un volto familiare che altrimenti andrebbe perduto. Grazie. Allora, in realtà la mia non è una domanda, cioè, era solo una riflessione, anche riprendendo una cosa che aveva detto Leonard, cioè partendo riprendendo l'idea della politica come, lei diceva, domanda originaria, come elemento in qualche maniera movente poi la riflessione di Anders, secondo me c'è anche una cosa importante da sottolineare, che è il linguaggio, cioè di quanto Anders faccia un uso politico del linguaggio o accusi altri di fare un uso politico del linguaggio. E in questo senso, secondo me, si potrebbe in qualche modo risolvere quella che inizialmente può sembrare una contraddizione, riprendendo dopo Holocaust, cioè quando Anders dice la personalizzazione della storia, la miniaturizzazione della storia ci consente di vederla, e dall'altra parte però parla dell'esagerazione in funzione del vero, in direzione del vero. Allora, questo doppio movimento, che da una parte è di
ampliamento, dall'altra è di miniaturizzazione, sembrerebbe una contraddizione, in realtà è un uso del linguaggio, cioè l'uso politico del linguaggio, dove dopo Holocaust dà dei nomi a delle cifre immense che altrimenti sarebbero impensabili, cioè nomina delle persone attraverso il linguaggio, fa vedere, e allo stesso modo l'esagerazione in direzione del vero è esattamente quello, nei termini di Anders l'Apocalisse, il conservatore ontologico, cioè tutta una serie di le eresie, tutta una serie di termini che sceglie volutamente forti per appunto connotarli politicamente. E qui in questo senso anche secondo me rispetto al linguaggio del romanzo di Faulkner che le diceva, no? La ripresa del linguaggio che può essere un altro tipo di linguaggio, non il linguaggio filosofico, ma che diventa politico come uso del, come scelta del termine, nella scelta del termine, e quindi la polemica con Heidegger, perché il gergo dell'autenticità che poi rende famoso Adorno, in realtà è un po', come dire, viene scritto saccheggiando la pseudoconcretezza di Heidegger che aveva già scritto Anders, no? Cioè dove quello che Anders critica di Heidegger è proprio un linguaggio che è totalmente distaccato dalla realtà, che non dice nulla fondamentalmente e che descrive un mondo che non esiste. Quindi solo questo. E l'ultima cosa, il fatto che quando parla per esempio di linguaggio e tempo finale, Anders, riguardo il pericolo dell'atomica soprattutto, negli scritti di Enza e Tunzaiten Ende, critica proprio il fatto che un altro uso politico del linguaggio, cioè quello dei sottovalutatori, cioè di coloro che hanno normalizzato nel linguaggio il pericolo atomico, facendolo passare come uno qualsiasi, no? Come se fosse un'occorrenza della guerra, come se fosse un problema di una battaglia, come se ne vedevano nel Novecento, per cui il decalogo, cosa dovete fare in caso di attacco atomico, trovare una mascherina. Allora lui dice tutto questo è un uso politico del linguaggio mistificante la realtà, perché in realtà quelli che sottovalutano il pericolo atomico normalizzandolo nel linguaggio comune lo nascondono fondamentalmente. Grazie. A quest'ultima domanda, diciamo che denota una conoscenza millimetrica dell'autore. Questa è una delle parti più interessanti del pensiero di Anders ed è, diciamo, sta nella parte finale degli scritti e delle riflessioni di Anders, che però si riallaccia a un romanzo che ha scritto Anders negli anni 30, poi pubblicato negli anni 90, La catacomba molussica, in cui ci sono delle parti estremamente interessanti sul linguaggio, oltre a quelle che ha citato lei. Come pure negli scritti dedicati all'atomica. Anders ritorna sull'uso politico del linguaggio in più circostanze, sottolineando come sia necessario nominare le cose, perché nel nominare le cose noi identifichiamo i fenomeni e possiamo contrastarli. Quanto è vero questo, faccio una piccola digressione per le questioni femministe, sono tutte le questioni che hanno riguardato l'esclusione storica delle donne, parole nuove, i neologismi, per indicare anche spesso fenomeni discriminatori, pensate sessismo, femminicidio, sono tutti termini recenti, per nominare fenomeni, perché nominare non significa solo circoscrivere, ma intanto connotare politicamente per poter contrastare. Quindi il linguaggio ha una funzione fondamentale. C'è un passaggio che lei forse ricorderà nella Catacomba molussica, che per chi non l'abbia letto è un romanzo che scoraggia, questo va detto nella lettura. È un romanzo in cui è una metafora del nazionalsocialismo, in cui Anders immagina che ci sia un doppio mondo, un mondo illuminato dei vivi, un mondo dittatoriale, un sottosuolo che è abitato come fosse un archivio, una memoria storica, da prigionieri che tramandano una storia che viene raccontata, una sorta di storytelling intergenerazionale tra i prigionieri, che tiene viva la memoria scomparsa nella dimensione accecante, illuminata del mondo. C'è un passaggio molto interessante dei prigionieri che si raccontano questa storia, in cui, sempre facendo riferimento al linguaggio che potrebbe essere utilizzato dai dittatori,
dal dittatore di Molussia, in cui Anders fa riferimento alle, non solo alle parole urlate, ma fa riferimento al catalogo delle promesse. Catalogo delle promesse che è scritto con parole così grandi che per leggere una sola promessa bisogna percorrere moltissimi metri. Quando si arriva alla fine della lettura, camminando su questo catalogo delle promesse, ci si è dimenticati l'inizio. Un altro passaggio interessante è come nel mondo dittatoriale siano vietati gli accostamenti tra le parole, siano vietati i nessi tra le parole, l'uso di connessioni tra le parole stesse, mentre la parola singola ripetuta è quel che nella dittatura molussica si richiede continuamente. Anche questo è di una sconvolgente attualità, come pure negli scritti sull'atomica, sempre a proposito di linguaggio politico, quando si fa riferimento all'obsolescenza del termine guerra, un tema che diventerà contemporaneo quando nel 2000, quando comincia, come spesso capita, uno scritto ne segue un altro, tutti gli scritti attorno al tema della obsolescenza delle guerre, la fine della guerra tradizionale, le guerre globali, le azioni di polizia internazionale, cioè tutta una serie di scritti che riguardano le relazioni internazionali, scritti sia di filosofia politica ma più spesso di scienza politica, che si interrogano su un nuovo paradigma rispetto alla guerra, l'obsolescenza del termine guerra. Allora, voi trovate esattamente queste tesi espresse spesso in forma di piccole riflessioni, magari due righe, tre righe, su questa tematica, in cui Anders invita a utilizzare le parole, il linguaggio che riguarda la guerra, cercando di individuare il fenomeno, di non normalizzarlo, di non chiamare guerra quel che guerra non è. C'è un rimando all'utilizzo del termine guerra ottocentesco come lo scontro tra due eserciti in cui due forze si oppongono, no? Duellanti. E quindi un uso del linguaggio politico improprio che normalizza e nasconde, quindi un linguaggio che nasconde il fenomeno. Rispetto alle altre questioni, dunque, irrazionale, che ruolo ha l'irrazionale rispetto, diciamo, alle interessanti in molti punti di tangenza e possibili accostamenti anche con De Martino? Più che l'irrazionale, c'è un ruolo, il mito non direi molto, sicuramente c'è un ruolo, come dicevamo prima, come diceva anche Leonard, inedito dei sentimenti e delle emozioni, che secondo me è ancora da indagare a fondo nel pensiero di Anders. Inedito perché soprattutto nella filosofia del Novecento sta tornando negli ultimi anni, adesso c'è un fiorire di testi sulla filosofia delle emozioni negli ultimi anni, anche a seguito dei lavori di Nussbaum, però è indubbio che la tradizione soprattutto della filosofia politica, fatta eccezione per Smith e qualche altro, anche, diciamo, se vogliamo, Scheler, insomma ce ne sono alcuni, però certamente non conosce. Allora, questa visione, se noi volessimo non dire, non perché i sentimenti sono irrazionali, ma certamente non è la ragione il principale assillo degli scritti di Anders, almeno non nei termini in cui lo è per Arendt, ad esempio, in cui certamente il debito kantiano forse è un pochino più, malgrado Anders parli della critica delle facoltà umane, della critica delle emozioni, come Kant parla della critica della ragione stessa, fa questa operazione per le facoltà, per le emozioni, chiamate facoltà. Però parlare di irrazionale forse, ecco, mi parrebbe forse una forzatura, però sarebbe una riflessione da approfondire. Sono d'accordo sulla questione della storia, diciamo che c'è una visione più che un'antropologia filosofica, una storia, un tentativo di storia, come il tentativo di storia delle emozioni, come le tante strade che iniziano e non porta avanti. Forse anche il fascino di questo pensatore sono anche le tante intuizioni. Facciamo fatica a pensare a un pensiero non sistematico, e nonostante tutto, per questo è anche difficile scrivere su Anders, è molto più facile, come difficile scrivere su Benjamin, ad esempio.
in genere è, come dice un mio collega che è stato qui, che non citerò, Benjamin, la scelta della scrittura su Benjamin è una scelta coraggiosa, perché non è solo la complessità, è proprio il modo in cui ci si misura con testi, temi, questioni che sono molto diverse e disparate tra di loro. E lo stesso accade nel pensiero, con il pensiero di Anders, anche con tanti temi solo toccati e poi abbandonati, che sembrano anche contraddirsi. Non si contraddice, credo, anzi sicuramente non si contraddice, il rapporto tra esagerazione e rimpicciolimento. Fanno parte della stessa metodica. Esagerare quel che altrimenti non vedrei, questa è una suggestione che viene certamente da Husserl, l'idea di andare oltre quel che la vista ci permette di conoscere. E quindi le lenti artistiche che diventano un supporto indispensabile. Anche questa è davvero una novità nella filosofia di Anders e di Arendt. Certo, nella filosofia Anders si preoccupa molto meno di questo. In Arendt sono delle incursioni molto spesso, nella sua galleria. Quindi Melville, le piccole biografie, Chaplin, Blixen, sono tante, insomma, Kafka. Oggi per noi sono modalità acquisite, ma un testo come Le origini del totalitarismo è stato un testo capitale nella storia del Novecento, un testo di antropologia, di storia. In quante discipline viene citato e stato toccato? Però se pensate alle critiche che ha ricevuto questo testo, dopo la sua pubblicazione, alle critiche che ha ricevuto La banalità del male, anche da parte di studiosi autorevolissimi, proprio per questo innesto continuo della letteratura, che renderebbe meno scientifico, meno autorevole un testo, una riflessione. Poi sulla disperazione, poi le do la parola. Io non ho usato mai disperazione nei vari scritti che ho dedicato ad Anders, sia diciamo il confronto con Arendt, in questo dedicato più all'elemento, al rintracciare un elemento politico nel pensiero di Anders, malgrado la scrittura sia palesemente politica, non la disperazione. Perché i tanti scritti, le tante riflessioni che Anders ci ha consegnato nei dialoghi, nelle lettere aperte, nelle interviste, nei saggi, in realtà l'azione, c'è una, spesso c'è una critica alla speranza, perché la speranza è in attività per Anders, c'è una fortissima militanza, una partigianeria, una presa di posizione, una chiamata alla res publica molto forte, addirittura più forte che in Arendt, molto più forte, come ha scritto forse uno dei colleghi che ha contribuito al volume che abbiamo curato con la collega Recchia Luciani, che ha paragonato a Pasolini, a una scrittura politica di questo tipo, che non può fare a meno di militare nella realtà, di prendere posizione, di non essere indifferente. Forse questo è il motivo per cui io capisco chiaramente il motivo del titolo anche del testo di Portinaro, Il principio di disperazione, però rischia secondo me oggi di forse portare su una strada che forse appanna questa chiamata all'azione che c'è nei testi di antropologia giovanili, che c'è anche nei testi finali, sia diciamo quelli dedicati al linguaggio, ma soprattutto i testi dedicati all'atomica. C'è una chiamata all'azione, alla volontà.
Scusi, eh? Grazie intanto. Io volevo tornare un attimo su questa questione, cioè su questa questione, sull'analisi dell'estraneità e riportarla. Noi abbiamo parlato, lei ha parlato di estraneità tra esseri e mondo. Mi sembrava importante anche usare questa riflessione di Anders ragionando sull'estraneità tra essere umano e essere umano, fra gli esseri umani, no? Perché in fondo, ok, va bene, la distanza è quella possibilità della libertà, no? E quindi insomma in positivo c'è questo, ma in negativo un'estremizzazione dell'estraneità è quella che in qualche modo porta a una deformazione, no? È quella che nel rapporto tra uomo e mondo è quella che permette in qualche modo di padroneggiare il mondo, no? Cioè di sottometterlo nel rapporto fra esseri umani. Pensiamo anche all'emozione del livore: se c'è un eccesso di estraneità, in qualche modo non si riesce a recuperare una prossimità, una vicinanza, c'è la perdita dell'altro, no? Quindi non c'è solo la perdita del mondo, ma c'è la perdita dell'altro nell'estremità fra un essere umano e un altro. Quindi è vero, sì, appunto, che pensavo anche al discorso, per esempio, del linguaggio. L'estraneità nei regimi totalitari, per esempio, rispetto al linguaggio, si trasforma in una riduzione il più possibile dell'identità, riportando il linguaggio al linguaggio, diciamo così, del regime totalitario, eliminando, per esempio, tutti i termini esotici, quelli, insomma, stranieri, no? E mi chiedevo se, per quanto riguarda, per esempio, un'analisi, una riflessione tra i limiti dell'estraneità tra un individuo e un altro, tra un essere e un altro, non fosse importante, per esempio, riflettere anche sulle emozioni non soltanto negative, perché mi pare di capire che in Anders c'è un'analisi delle emozioni negative, giusto? Livore, paura, angoscia, cioè comunque... cioè sia... lei ne ha parlato sia... sì, esatto, sia quella motrice... sì, esatto, quella mobilitante... Però per esempio recuperare una riflessione in tal senso, per esempio sull'empatia, no? È un'emozione sicuramente che ci permette in qualche modo di recuperare una prossimità all'altro e di non perdere l'altro estremizzando l'estraneità. Sì, bene. Salve. No, innanzitutto grazie per la interessantissima esposizione. Io mi sono occupato di Anders, ho anche scritto qualcosina, sono Lorenzo e Stefano, sono dei borsisti dell'istituto. E, in realtà, da quel che ho capito, nella sua tesi, il movimento originario di Anders, nella sua filosofia, che legittima un pochino tutto il suo occasionalismo filosofico, è un'istanza politica. Questo grosso modo della tesi. In realtà io volevo chiedere se piuttosto alla base del politico, no, del prepolitico che lei menzionava, non ci sia in realtà un'istanza che sia essenzialmente ontologica. Mi spiego, una militanza ontologica. Io ho sempre interpretato Anders come un Martin Heidegger all'attivo, cioè nel senso entrambe le filosofie partono da una fortissima esigenza di chiarificare perché l'essere non è nulla, e quindi una volta abbiamo chiarificato che c'è l'essere, salviamo questo essere, e in un secondo momento però Heidegger si ferma appunto a una Scheinkonkretheit, no? A una pseudo-attività, perché poi il linguaggio heideggeriano è un linguaggio assolutamente distaccato dal mondo, e poi si vede quali sono i risvolti politici di un certo atteggiamento. Cioè, mentre in Anders è fortissima questa voglia poi di salvaguardare il mondo, e questo rende poi attuale per tutta una serie di temi come l'ecologismo o anche la critica ai mass media, soprattutto in un'epoca della rivoluzione digitale. Quindi ecco, insomma, io questo le volevo chiedere, se non vede che più che una motivazione politica di fondo ci sia una motivazione ontologica, proprio fenomenologica, assunta in senso husserliano quasi. Grazie. Buonasera e grazie mille per l'esposizione. Allora, il mio intervento, che è anche una domanda, ma prima di tutto una riflessione, proviene da lidi più lontani. Proviene da lidi più lontani che fanno capo alla psicologia, in particolare alla psicoanalisi, perché in un certo filone post-freudiano, principalmente francese, con René Caes in particolare, un autore post-Lacan, ci sono dei riferimenti alla società e alla tecnica
che strizzano un po' l'occhio, diciamo, si prestano bene ad un dialogo con quello che lei ha detto su Anders, che tra l'altro mi ha emozionato molto. Questi temi fanno riferimento al crollo di quelli che Caes chiama garanti metapsichici e metasociali, diciamo degli inquadramenti, delle formazioni d'appoggio che reggono il funzionamento dell'individuo e dei soggetti in relazione tra loro, quindi hanno una declinazione culturale, sociale, ma in secondo luogo anche politica in un certo senso, e questo Caes, questo autore, sostiene che i cambiamenti della tecnica, no, le evoluzioni della tecnica, portano ad un crollo di questi garanti e alla necessità di ricostituire nuove formazioni d'appoggio intese come stabilimenti, nuovi orizzonti dal punto di vista individuale e collettivo, per superare quello che lui chiama nel titolo del suo volume per eccellenza, che è il malessere, questo vacillamento della capacità di essere per noi stessi e di essere per noi stessi in relazione agli altri. Quindi trovo in questi, diciamo, discorsi tutta una sorta di dialogo con quello che Anders dice in relazione ai pronipoti, ai figli di Eichmann, come una sorta di monito per il futuro. E quindi questo, una sorta di necessità di riconoscere questo orizzonte intersoggettivo, no? Interculturale, da un punto di vista prima psicologico, poi sociale e poi infine culturale e politico. Grazie. Allora, avete sicuramente colto le molte potenzialità che ha questo pensiero, che ha sicuramente per la psicanalisi, questo, diciamo, questo si coglie sotto traccia, anche per via dell'impronta che c'è nel pensiero di Anders, anche se non è sempre esplicitata, della figura paterna, i cui studi di psicologia sicuramente hanno influenzato Anders, anche se poi non c'è un'espressa tematizzazione di questa dimensione nel suo pensiero, almeno non espressa in questi termini. C'è una prossimità tra la sua riflessione e la prima, diciamo, legata alla relazione intersoggettiva, chiamiamola così. Allora, quando io, e arriviamo anche alla domanda sulla domanda ontologica o politica, molto interessante questa. Io ho volutamente, diciamo, declinato in termini politici, malgrado Anders parli di si autodefinisca conservatore ontologico. Però io credo che a fronte di tutto quello che ci ha lasciato della sua scrittura politica, non vedo queste due dimensioni nel pensiero di Anders come l'una necessariamente opposta all'altra o distante dall'altra. Potremmo dire un'ontologia politica, un'ontopolitica. La conservazione della dimensione ontologica, il definirsi un conservatore ontologico, non si sente? Ah, no, mi è spento. Sono d'accordo con lei sulla lettura heideggeriana, diciamo sull'Heidegger attivo, potremmo dire sull'Heidegger non provinciale, sull'Heidegger fuori da Todtnauberg, insomma fuori dalla ristretta dimensione che ha vissuto, quindi fuori da quella dimensione che non gli ha permesso probabilmente di cogliere come scrive di non cogliere la portata cosmopolitica di alcune sue intuizioni anche tecniche, quando, diciamo, fa ironia sulla tecnica che si limita a, diciamo, una visione agricola dei mezzi meccanici, della sega, eccetera. C'è proprio questo rimproverare una dimensione provinciale che non è capace di andare oltre il luogo in cui viene pensata. Rispetto invece alla questione che ponete sulla relazione estraneità, l'estraneità tra estranei, come superare questa dimensione, allora questa mi pare una dimensione una domanda a cui forse potrebbe rispondere più Arendt. È più Arendt che si è preoccupata delle relazioni intersoggettive, anche se non le chiama così, non le chiama relazioni intersoggettive. Ci sono alcuni elementi forse di risposta alla questione che pone.
In una parte che non ho accennato oggi, che ha a che vedere con i mass media, con la pseudofamiliarizzazione di cui parla Anders, prodotta dalle immagini, dai fantasmi che arrivano a casa, una parte molto, anche molto interessante e, se volete, anche abbastanza prognostica rispetto alla contemporaneità, la i falsi amici, le immagini come falsi amici, il solismo, i consumatori a domicilio, ovviamente la schizotopia, sì, vengono in mente i prodotti che vengono, le merci che vengono addomesticate per essere più facilmente fruite da parte dei consumatori, consumatori che sono così soli nella propria indifferenza degli uni rispetto agli altri. In questo non sembra esserci un'uscita da questa dimensione, addirittura se, come immagino, vi sarà capitato di leggere qualcuno dei tanti testi che Byung-Chul Han pubblica, non ultimo nello Sciame, cioè secondo me, peraltro non cita Anders Byung-Chul Han, cita altri, cita Heidegger ovviamente, ma non cita Anders, eppure... non so chi di voi ha letto questo testo, immagino molti, ce ne sono diversi, potevano essere tutti un testo se ci pensate, nello Sciame, Psicopoli, sono tutti l'espulsione dell'altro, sono in fondo un unico testo pubblicato in piccoli frammenti, ma interessante nello Sciame, perché in questo testo dedicato alla rivoluzione digitale, che parebbe essere proprio una prosecuzione della parte sui mass media di Anders, c'è un passaggio interessante, come se prendiamo, diciamo, proprio la sua antropologia filosofica, il passaggio che fa nei suoi scritti tra homo faber, homo materia, homo digitalis, l'homo digitalis, che ha come caratteristica quella di vivere nella contabilizzazione. Digitalizzazione come contabilizzazione e come autopromozione, autoesibizione, come autosfruttamento volontaristico, sconfinamento, confusione della dimensione, anzi superamento della dimensione pubblica-privata. Allora, in una dimensione di questo tipo, l'intersoggettività sparisce, la relazione sparisce, sparisce la politica rentiana come spazio dei differenti. Sparisce la dimensione, le do subito la parola, in più, e questa mi pare un'altra intuizione interessante, sparisce anche la dimensione della politica come, dimensione arendtiana della politica come possibilità di creare l'imprevedibile. Perché la rivoluzione digitale, che, ripeto, parrebbe essere in questa chiave, però io su questo sto lavorando in questo momento, negli ultimi 6-7 mesi, quindi rifletto con voi a voce alta, quindi potrei su queste cose cambiare sicuramente idea, non ho ancora scritto nulla. Parrebbe essere la prosecuzione di questa dimensione. Questa dimensione nella digitalizzazione come promozione di se stessi continua, in questo senso il livore come sentimento della concorrenza, sentimento aziendalistico, le università sono dominate da questo a livello mondiale, ridete perché sicuramente sapete che è così, confermate in questa dimensione, altro che lo spazio solidaristico, la solidarietà, i legami di cui parlava Arendt, di cui parlava Jaspers nella questione della colpa. La dimensione concorrenziale è l'autosfruttamento. Nella dimensione della digitalizzazione lo sfruttamento è volontaristico, non è esterno. Sono io che mi espongo, sono io che do in pasto la mia vita continuamente, in cui c'è una dimensione quasi voyeuristica. La distanza. C'è un passaggio interessante proprio nel testo di Byung-Chul Han, nello Sciame, in cui fa una distinzione tra rispettare, in cui parla del pathos della distanza, la perdita del pathos della distanza. La distanza come elemento per Anders fondamentale nei primi scritti della libertà. Senza distanza non c'è la libertà.
la distanza gentile, il rispetto, quel re che distingue lo spettatore e lo spettacolo, ovviamente, il mettere in mostra. Mi pare molto interessante questa linea che va appunto da sfruttabilità dell'uomo materia alla una sfruttamento volontaristico nell'epoca della digitalizzazione a cui ci esponiamo volontariamente, che ci rinchiude sempre di più in monadi solistiche, come diceva, solismo ha anche un'altra parola geniale, il solismo, che non è il solipsismo ovviamente, ma che non è l'individualità, l'individualismo non è l'egoismo, il solismo del consumatore che viene continuamente rifornito a domicilio con le serie, vedremo oggi, no? Interessantissimo lo studio delle serie oggi, la serie in cui fine settimana passate a vedere 4 serie consecutive, in cui una puntata rimanda immediatamente a quella successiva. Questa è la nostra antropologia di oggi. Che cosa genera tutto questo? Attività? Impegno? Voglia di uscire? Genera quello che chiama, e qui forse Anna ha ragione, lo sciame. Se lo sciame non è il noi, non è la comunità, non è l'energia politica. Può essere un incontro casuale, occasionale, ma che non lascia poi una traccia realmente politica. Non crea effettivamente un noi, una reale intersoggettività, una reale energia politica. Crea probabilmente una... e soprattutto mette in discussione, proprio perché in questo sfruttamento volontaristico, che cosa noi offriamo? Questo lo chiedo a voi. Cosa offriamo noi oggi? Come esseri mass mediatici, continuamente, tutti, in ogni istante della nostra giornata. I dati, cioè noi stessi, informazioni, dati, l'infosfera, questo termine, ci sono molte tesi di dottorato sull'infosfera in questo periodo, l'infosfera, forniamo continuamente dati. A cosa servono i dati? Politicamente? E quindi? Prevedere quello che sempre ha fatto la politica nella storia, prevedere, Prometeo, vedo prima, prevedo, prevedere, ma se io riesco a prevedere, che cosa ho limitato fondamentalmente, arentianamente, ieri l'avete fatto, il miracolo della politica, la funzione iniziatica dell'essere umano. Con un essere umano nasce qualcosa di nuovo, una possibilità di cambiamento, perché è imprevedibile, perché non lo posso prevedere, ma se io riesco a prevedere, ho cancellato la spontaneità, cioè la ragion d'essere della politica rentiana, miracolistica, perché iniziatica e interruttiva, perché non prevedibile. E non a caso è una politica che nasce come ribaltamento totalitario. Cosa fa il totalitarismo politico? Cosa ha fatto il totalitarismo? Cancellare lo spazio della spontaneità, marciare inutilmente, camminare inutilmente, in maniera insensata, per cancellare il movimento, la spontaneità. Allora, nella contrazione della distanza odierna, a me pare, nella contrazione della distanza odierna che c'è negli spazi, grazie al fatto che oggi ogni punto, come scrive Anders, no? Ogni punto del mondo ha effetti, come scrive Anders, riecheggiando chi? Kant, il Kant dello scritto sulla pace perpetua, in quel passaggio lungimirante in cui Kant dice la violazione di un punto della Terra si riflette su tutti gli altri oggi. Questa vicinanza, prossimità, rischia di tradursi in una riduzione di spazi mentali e dunque di spontaneità. Questo mi pare, diciamo, facendo anche una sintesi, diciamo, andando anche un po' oltre le cose che mi avete sollecitato, andando un po' oltre questi, mi pare una linea molto interessante, una traccia molto interessante. Mettere in prospettiva alcune delle questioni contemporanee con le intuizioni che Anders, Flusser, altri, ci sono altri autori anche su questo. Domani Bourdieu, farete, mi pare, ho visto, no? Baudrillard, insomma. Virilio. C'era un'altra domanda.
a cui non ho risposto. Chi era? Ah, ok. Sì. Scordature, bello, bellissimo. Sì, 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 ho capito. Io l'ascolto, nel senso che molte cose che dite sono delle riflessioni che condivido, che mi sollecitano altre questioni. Credo che la bellezza dei seminari sia proprio questa, nel senso delle connessioni che si creano tra le cose che ci stiamo dicendo e su cui stiamo sicuramente vivendo un momento storico di passaggio epocale, da una parte estremamente interessante, che per chi ha qualche anno in più è, da un certo punto di vista, come le onde, una fase di risacca incredibile da molti punti di vista, però nello stesso tempo sicuramente fecondo e stimolante, anche per le molte cose che avete detto, rispetto alla psicanalisi che io frequento molto poco, devo dire. Ho una diffidenza arentiana, devo dire, nei confronti della psicanalisi, che supererò prima o poi. Prima di tutto grazie tantissimo per tutti questi spunti, soprattutto per i riferimenti letterari, perché io parto dalla prospettiva di una letterata, non di una filosofa, quindi ho trovato tantissimi elementi di aggancio, perché io ovviamente per questo motivo rifletto molto sul modo in cui la letteratura funziona, cioè come allontanandoci apparentemente dal reale, in realtà ci porta più vicino. Quindi il discorso sul potere deformante della letteraria per me è estremamente interessante, e come ovviamente si aggancia alla modalità di pensiero di Anders, che è un autore che non conosco, quindi approfondirò, e che appunto questa lente deformante crea nessi laddove non sono visibili nel reale e spezza anche quei nessi che nascondono altri elementi, cioè crea questi automatismi, cioè spezza gli automatismi creando la distanza, quindi queste discrepanze di cui le ha parlato. E io però stavo riflettendo su come la letteratura crea questa distanza, partendo proprio da Kafka. Sì. Cioè Kafka crea questa estraneità, non solo per quel che dice, ma per come lo dice, nel senso che il tedesco di Kafka è un tedesco estraneo, è un tedesco che è extraterritoriale. E quindi io mi chiedevo, dato che anche Francesca ha già fatto una domanda sul linguaggio, però volevo provare ad approfondire o anche semplicemente sapere se Anders fa un riferimento su come è la lingua, che è vero una lente deformante, ma attraverso questa deformazione deforma se stessa, quindi se nel linguaggio si può creare una distanza. E se, per esempio, nel romanzo di cui le ha parlato, è il linguaggio stesso di Anders che forse prova a fare questa cosa, o se lui analizza... Non di Anders, intendo. Cioè se anche lui non solo se riflette sulla potenzialità del linguaggio di creare discrepanza, ma se prova effettivamente a farlo nei suoi scritti. Questa è una... appunto parto da una totale ignoranza su Anders, per questo chiedevo. Grazie. Sì. La ringrazio anch'io per la lezione. Probabilmente apparirò un po' in controtendenza, magari un'oltraggiosa tecnofila, però le chiederei un piccolo approfondimento sul principio del rialzo, se dico bene. A me ha sempre creato problema immaginare questa tecnica come qualcosa che si perfeziona da sé, come se fosse alcunché di avulso dalla dimensione umana.
cioè i sentimenti non autoapprendono, la tecnica sì. E mi pare che sia un'immagine anche un po' anacronistica rispetto all'attuale antropologia filosofica, e penso anche a Roberto Marchesini, il quale dice che la tecnica è una dimensione del tutto umana ed è il prosieguo naturale dell'uomo, cioè la tecnica non è altro che un modo in cui si esprime l'essere umano e non potrebbe conoscerne altri. Quindi quest'idea che la tecnica si autoperfezioni, ma anche penso al machine learning, no? Che è di sicuro successivo ad Anders, ma cioè, in realtà è quasi una mega bufala, perché quello che non esiste un autoapprendimento automatico, aumenta una capacità meramente computazionale, ma non è una forma di intelligenza quella, ed è comunque alimentata e guidata dall'essere umano. E soprattutto questo tipo di idea che appunto la tecnica sia alcunché di avulso, di estraneo, che cresca al di là dell'essere umano, credo che alimenti anche una falsa posizione per cui o si sta dalla parte della tecnica o si sta o con o contro la tecnica, e questo credo che non aiuti il dibattito. La tecnica è umana, l'uomo è tecnica, si tratta di capire come utilizzarla, però credo che quel presupposto antropologico per cui natura versus tecnica, ecco, credo che sia obsoleto e che non aiuti ad oggi a leggere il mondo che appunto rischiamo di perdere. Solo questo, grazie. Allora, io comincio a rispondere perché ammetto di essere smemorata, quindi mi scuso se sicuramente dimenticherò di rispondere a qualcuno, di non rispondere in modo esauriente alle vostre sollecitazioni. Allora, in realtà questa è l'ultima sollecitazione, domanda, riflessione, è la questione che c'è dietro, da sempre, dietro il tema della tecnica, dietro la tecnica. L'arte stessa è tecnica. Quindi si tratta di dire che la tecnica non sia umana. Quel che Anders mette a tema nei volumi sull'obsolescenza umana non è tanto l'idea che la tecnica sia altro dall'umanità, che ci sia una purezza, un'umanità naturalistica alla quale si oppone l'artificio della tecnica. Le stesse lenti artistiche sono artificiali e dunque sono tecniche. La domanda è un'altra, ecco perché secondo me l'opposizione apocalittici integrati assolutamente non è questa abbastanza superata, e secondo me non è la chiave di lettura del pensiero di Anders. Questo non si tratta, non voglio fare una difesa d'ufficio di Anders, ci mancherebbe. A me invece pare che la domanda interessante sia la tecnica, che è una creazione umana, cioè la tecnica è il principio della macchina, della velocizzazione, dell'accelerazione. Quando questa sfugge di mano, e cioè quando rischio di non riuscire a cogliere le conseguenze, che non significa che diventa altro. Significa che le emozioni e il pensiero fanno fatica a stare dietro al raggio d'azione. Che non significa diventare altro da separare le due cose, significa rimettere le due cose. Questa è la preoccupazione di Anders, provare a seguire il raggio d'azione, provare a riprendere, a farne un uso improprio. Improprio in questo senso, riportarlo a essere un uso e non un fine in sé. Proprio perché la storia ci ha dimostrato che il progresso, la tecnica fine a se stessa, crea sicuramente degli interrogativi e molti dubbi. È una questione sicuramente molto più vasta della risposta che le potrei dare oggi. Però non credo, che il modo di porla in termini di out-out sia, la strada corretta. Quindi, porci nella dimensione dei tecnofili o dei tecnofobi. Come forse una dimensione che potrebbe riguardare altri autori, quelli che ad esempio nella riflessione sul digitale o sull'informatica si sono posti nell'ottica di rifiutare, ma questa non è una risposta, non è una soluzione. Mi pare che l'interrogativo più interessante sia riuscire a capire fino in fondo, ecco perché all'inizio ho parlato della necessità di vedere un problema nelle sue molte prospettive e di interrogarlo fino in fondo, radicalizzarlo, estremizzarlo.
che non vuol dire rifiutarlo, perché se lo rifiutassimo non ne staremo a parlare, non staremo qui a parlarne, cioè non lo possiamo rifiutare. Sarebbe come, cioè, rifiutare la tecnica sarebbe come rifiutare oggi tutto l'uso della tecnica, della tecnologia, della macchinizzazione, di tutto quello che ci permette di migliorare l'esistenza, la vita qualitativamente, gli stessi confini dell'esistenza, la stessa vita, la nascita e la morte non sono naturali, appunto. Quindi è chiaro che non è questa, è molto più complessa di una semplificazione tra una visione pro e contro, anche se in alcuni casi Anders sembra mettersi in questa direzione, però una lettura complessiva della sua opera non va in questa direzione. Ecco perché ho voluto fare proprio riferimento all'ambiguità che presenta la lettura di un'opera, di una serie televisiva, che sembrerebbe contraddire la sua critica ai mass media, ma critica non è rifiuto, critica è critica, proprio la critica è il interrogarsi sulle condizioni di possibilità, sui limiti, in questo senso. Prima di dimenticare l'altra domanda, è grave questa cosa, No, io sono sempre più smemorata, sempre di più, ma gravemente smemorata. Allora, due parole me la ripeta perché me la... La letteratura, la questione della lingua, sì. Io, al di là di quello che abbiamo detto, che ha detto anche la sua collega prima, questi sono... grosso modo, cioè, non c'è una parte se non quella in cui si fa riferimento al pensiero heideggeriano o la bozza di terzo volume sull'obsolescenza, in cui c'è una parte dedicata al linguaggio, però non è principale direttrice del pensiero di Anders. Penso che lo sia del pensiero, della riflessione sulla politica contemporanea. Raccontavo proprio prima a Leonard che i miei interessi di ricerca contemporanei, malgrado la smemoratezza, riguardano proprio il linguaggio politico, ma non si arriva a studiare il linguaggio politico se non dopo molto tempo, dopo una lunga frequentazione anche di testi ovviamente di filosofia del linguaggio, di semiotica, per stare dentro le domande contemporanee della politica, perché se vogliamo analizzare la fenomenologia politica contemporanea alla luce della rivoluzione digitale, è indispensabile avere questi strumenti, in questo caso sì linguistici, sì il linguaggio, però certamente non è Anders, credo, che offra, a parte queste intuizioni, uno dei contributi più importanti da questo punto di vista, se non queste intuizioni sulle parole. Ce ne sono alcune, ma sono piccole intuizioni, piccoli squarci, che sono certo la sua stessa filosofia è questo in alcuni casi, una filosofia impressionistica, piccole pennellate, però certamente non è il contributo che io seguirei di più per analizzare il linguaggio contemporaneo, dal punto di vista anche della lingua che lui stesso utilizza. Non c'è una riflessione sulla lingua di Kafka, sul tedesco di Kafka. C'è però una cosa interessante che può essere, forse non so se l'ho scritta qui o da un'altra parte, in un altro saggio, a proposito della lingua, della scrittura e dell'uso delle lingue. Ci riflettevo in un altro seminario sul fatto che, ripeto, secondo me sarebbe molto interessante, visto che siete la maggior parte di voi studiosi, studiosi, studiosi giovani, quanto interessante è seguire il filo del confronto, della comparazione tra Anders e Arendt, e non è stato fatto moltissimo finora, perché questo ovviamente presuppone una conoscenza approfondita di entrambi, e anche questo è un motivo della difficoltà di una comparazione fruttuosa. Dal punto di vista, della lingua, della scrittura, a me pare che questo confronto sulla letteratura debba essere il punto di partenza
dovrebbe essere il punto di partenza per capire come mai, ad esempio, Arendt sia considerata da più parti la principale filosofa politica del Novecento, perché i suoi contributi sono stati dai primi scritti sull'ebraismo a, diciamo, la vita della mente, sicuramente tutti attraversati da un'istanza politica come spazio relazionale, le riflessioni sul totalitarismo, eccetera. E questo perché? Per aver scritto in un'altra lingua, che non era la lingua madre, malgrado la bella critica che fa Derrida, no, all'utilizzo del termine lingua madre, no, la lingua materna, quanto importante era per lei la lingua materna, ma scriverà quasi tutto in inglese, e questo ha portato a fare del suo pensiero un pensiero internazionale, citatissimo, utilizzatissimo, a differenza di Anders, che si rifiuta di scrivere in inglese, pur vivendo 14 anni negli Stati Uniti, no? E si mette la sera la camicia pulita del tedesco. La camicia pulita del tedesco. Cioè non vedeva l'ora di tornare a casa per scrivere i suoi diari in tedesco. E oggi la società di studi andersiani, che ha sede a Vienna, che cura le opere, la diffusione del pensiero, tutto sommato Anders continua a non essere tradotto in inglese. C'è uno studioso che se ne sta occupando molto lentamente, comincia, diciamo, a circolare, ma questo ha di fatto reso il suo pensiero periferico. Questo rifiuto della lingua inglese da parte sua. E nel volume che ho dedicato ad Anders mi ha molto incuriosito, nella pubblicazione del carteggio tra i due, che spesso ha come il loro carteggio fa anche capire molte cose, perché Arendt è sempre molto sbrigativa nelle risposte, e quanto Arendt fosse ossessionata dall'idea di imparare l'inglese. Prima di arrivare negli Stati Uniti studiava inglese con Benjamin, perché era la lingua dell'integrazione, ma dietro questo c'è anche la dimensione della politica, in fondo. Perché per Arendt la politica è, diciamo, forse il capitolo più bello, uno dei più belli della vasta produzione opera arendtiana, e cioè il capitolo dedicato alla crisi critica dei diritti umani e alla crisi dello Stato-Nazione, nelle origini del totalitarismo, un capitolo oggi non attuale, contemporaneo, un capitolo fondamentale per gli internazionalisti, secondo me per i giuristi, ma molto poco frequentato dai giuristi, perché è un capitolo che mette a tema una questione fondamentale, quella che voi avete sollevato in diverse modalità: l'estraneità, l'integrazione, la comunità politica, l'esclusione. In questo capitolo sui diritti umani, una questione molto interessante riguarda quel che per Arendt è la politica e quel che per Arendt sono i diritti umani. Cioè, ha scritto uno dei suoi ultimi volumi su questo, Stefano Rodotà, poco prima di morire: diritto ad avere i diritti, come un'espressione arendtiana. Diritto ad avere i diritti, che per i miei studenti è un mistero, questa espressione. Gli studenti sono di scienze politiche, quindi vengono da una formazione molto più politologica. Diritto ad avere i diritti, che significherà mai, che cos'è? Si pensa spesso alla cittadinanza, il diritto ad avere i diritti, la possibilità di poter agire la propria esistenza all'interno di una comunità politica, traduzione del giurista positivo, la cittadinanza formale. Ovviamente per chi frequenta testi e autori più teorici, il rimando arendtiano è alla importanza del significato dell'esistenza, del significato politico di un'esistenza, è un'esistenza che può costruire relazioni intersoggettive, diremmo, anche se Arendt non usa intersoggettive, relazioni significative con gli altri. Questa è la sua dimensione politica, ed è in questa direzione che non può non imparare l'inglese, non può non ricostruire una comunità politica, non ci riusciranno molti degli emigranti. Anders, in fondo, è qui la disperazione, forse, no? Non è a casa da nessuna parte, perché le sue case, in fondo, sono tutti i vari luoghi che ha frequentato, mentre Arendt ha bisogno di radicarsi.
C'è un bellissimo, una pagina molto bella sugli sradicati nei suoi quaderni, sono stati pubblicati qualche anno fa, un volumone molto corposo, c'è una pagina molto bella su quanto il non avere radici, non riuscire a radicarsi in un luogo, non riuscire a costruire una comunità, costruire relazioni significative, significhi per Arendt perdere la parte significativa dell'esistenza. Cioè l'esistenza è significativa in quanto politica, politica nel senso della costruzione delle relazioni significative. Quando, dice Arendt, le azioni e le parole hanno un peso per gli altri. Tutto questo non lo troviamo nelle riflessioni di Anders, perché Anders non si sente a casa, non è a casa negli Stati Uniti, non scrive, o scrive poco, fa mille lavori che poi saranno utili per lui, a catena di montaggio, ma non c'è questa dimensione della politica relazionale, che poi se ci pensate effettivamente è la dimensione che effettivamente dà peso alle esistenze. Per questo, diciamo, qualcuno ha letto nel pensiero di Arendt il neomunicipalismo, anche una visione per certi versi localistica, la costruzione delle micro relazioni politiche, degli spazi politici per dare significato all'esistenza umana, la perdita della casa, la perdita delle relazioni, la perdita dello Stato, le tante perdite che vanno recuperate in termini politici e vanno recuperate anche attraverso la lingua, anche perché la lingua è effettivamente il veicolo poi di costruzione delle relazioni. Pensate per quanti sono costretti a lasciare la casa e a spostarsi. Gli emigranti, oggi immigrati, un tempo emigranti, quanto la lingua è l'ostacolo, molto spesso. Ecco, per Anders è un ostacolo rivendicato quasi con fierezza, ma è anche l'ostacolo che poi ha portato il suo pensiero a rimanere periferico, a distanza di tanti anni. Bene, io intanto ringrazio io davvero tutti voi per l'attenzione, per la pazienza, malgrado la smemoratezza e non aver risposto sicuramente a qualcuno, non aver sicuramente seguito un filo, questo mi capita sempre, quando vado a lezione preparo una lezione e ne faccio un'altra, sempre così, quindi non so, probabilmente quando farò la lezione che avevo preparato dovrò preoccuparmi. No, comunque davvero grazie e soprattutto per le vostre riflessioni e anche per chi non ha fatto domande, non è intervenuto, però a volte anche non intervenire, non fare domande è una modalità di relazionarsi, non negativa, però si coglie molto anche semplicemente dagli sguardi. Grazie. Grazie mille.